qui a presentare il Centravanti in giacca e cravatta, Homo Scrivent Editori, ma soprattutto Tommaso Mara, per me Tommy. Allora, prima mi è stato chiesto perché acquistare questo libro, quando chiedo a te, ti lancio questa palla, insomma. Ma volevo dire, il prezzo è buono, però comunque che questo potesse essere una ragione. Acquistare veramente semplicemente perché è una storia comune, una storia che può essere di tante e tante persone che hanno sognato e continuano a sognare e che hanno una passione come quella del calcio. E poi è indirizzato anche un po' ai ragazzi, cioè c'è questa piccola presunzione di voler dire, è arrivata una certa età anche di avere un po' di esperienza in questo settore, perché sappiamo che diventare un calciatore è un sogno di tantissimi ragazzi, ci riescono in pochi e molti alla fine sono quasi insoddisfatti. Invece io sono riuscito a tramutare quella che è la mia passione anche in altro, non solo quello che gioco al calcio, ma nella mia attività lavorativa professionale, rimanendo nel campo della scuola. Soprattutto hai realizzato un sogno, lo dicevi prima, i giovani hanno tanti sogni, noi, classe nostra, insomma, senza dire quale, qualche sogno bello l'hai realizzato. Uno, ci tengo in particolar modo che tu ricordi che qua dentro era anche scritto, da cui abbiamo anche parlato, la famosa partita giocata con Maradona, Maradona che paga l'assicurazione a tutti i suoi compagni di squadra, che paga un pulmino e che viene lì e tu su questo campo di terra che giochi con lui, c'è cioè questo mago da capelli ricci che arriva lì con un ragazzo per i ragazzi. Assolutamente sì, e con l'enfasi di cui tu ne parli, che cosa avrei dato per averti in quel campo? Non può esserci. No, è chiaro, diciamo, racconto nel libro questo realizzarsi di questo sogno che penso sia, per il quale sono stato invidiato da tantissimi miei amici, il fatto di trovarsi al cospetto del tuo dios, del tuo mito su un campo di calcio, addirittura su un campo di calcio, penso che sia il sogno più bello che potesse realizzarsi per qualsiasi ragazzo. C'è una foto meravigliosa di te sullo sfondo Maradona, cioè è quasi una cosa surreale. Sì, io l'ho definita chiaramente un fatto mistico, perché alle mie spalle c'è dios, per cui su un campo di calcio rappresenta chiaramente uno spazio da benedire, da avere sempre grandi considerazioni, e quindi chiaramente per me quello è rimasto un giorno epico, ma che fa parte, ti ripeto, di tanti altri ricordi che grazie al calcio, grazie al pallone sono riuscito a dire. Ecco, l'hai detto, no? Quindi se tu mi viene le domande, pallone, cioè qui al sud non si diceva da giocare a calcio, ma da giocare a pallone, questo pallone Super Santos che noi abbiamo giocato nei giardinetti, giù al rione di Ferrovieri che c'era più spazio, piuttosto che veramente sul terreno in colpo, quanta passione, amore che resta immutata nel tempo e che si trasforma, no, con l'età. Si trasforma, anche se chiaramente quel pallone era un pallone diverso, il Super Santos che tu citi era sicuramente un pallone che significava molto, perché a differenza di oggi c'è una differenza abissale. Io dico che noi eravamo forse più poveri sotto il profilo economico, però eravamo molto più ricchi perché avevamo la possibilità di scendere giù in cortile, di scendere sotto al palazzo e di fare queste partite interminabili per intere giornate. Quindi aggregazione, amicizia, avere la possibilità insomma, di conoscere tanti coetanei e divertirsi, gioire per una passione. Oggi i bambini sono più ricchi economicamente, ma sono anche più costretti a vivere una vita completamente diversa, molto spesso davanti ai mezzi tecnologici, alla televisione, ai videogiochi, e giocano a calcio, conoscono il calcio molto di più attraverso questi mezzi e quindi non lo vivono in maniera passionale. Non è il giocare a pallone di comunicazione come il nostro. Per ultimo, ma non ultimo, questo libro vanta una prefazione, una postazione incredibilmente bella. Prefazione di Maurizio Giovanni, che noi salutiamo e che ovviamente vi voglia un sacco di bene, e una postazione di Enzo De Caro, Porficese, amico tuo, veramente, insomma, che ha raccontato belle cose. Sì, è chiaro che io sono grato, anzi sono onorato, e nello stesso tempo sento il peso di avere queste due chicche, questi due regali. Devo esserti sincero, appena hanno letto il mio scritto a entrambi, avendo anche una passione pallonare come la mia, hanno accettato pure. Devo dire, forse sono la parte più bella di questo libro, perché leggere le loro parole, sentirle, ascoltarle, mi emoziona ogni volta.